Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un frutto antico, ma oggi è più sconosciuto. Stiamo parlando delle giuggiole. Un po' tutti, almeno una volta, avremo sentito il famoso detto andare in brodo di giuggiole. Beh, oggi scopriremo che in effetti questo detto è dovuto anche alle proprietà nutrizionali di questi frutti, che sono chiamati anche datteri cinesi, sono originari dell'Asia, della zona caucasica, e entrano in maturazione proprio in questo periodo, cioè nell'inizio dell'autunno, e quindi passano dall'avere una consistenza esterna molto coriacea, da una colorazione verde, maturando passano ad una colorazione rossa, una polpa molto dolce, simile ai datteri appunto, e a una grandezza simile ad un'oliva. Furono portate in Italia dai romani, che utilizzavano le giuggiole anche come ornamento dei templi della dea Prudenza, e sembra che poi nel Rinascimento si diffuse l'usanza di preparare un liquore per il fine pasto come digestivo. E in effetti questo liquore a base di giuggiole, dovuto all'elevato contenuto zuccherino di questi frutti, da questo liquore nasce appunto il detto andare in brodo di giuggiole. Quali sono i valori nutrizionali? Beh, sicuramente 100 grammi apportano all'incirca 79 calorie, contengono diversi sali minerali, ferro, potassio, magnesio, vitamine come la vitamina C e le vitamine del gruppo B. Oltre a questi micronutrienti, sono da citare sicuramente diverse molecole antiossidanti, come la quercetina, diverse catechine, canferolo, che quindi aiutano a contrastare l'azione dei radicali liberi e a prevenire l'invecchiamento cellulare. Inoltre, le giuggiole hanno anche un elevato potere lassativo, per cui ci aiutano a contrastare la stitichezza e a favorire la peristalsi intestinale. Sono ricche, come detto, di vitamina C, quindi non solo aiutano il sistema immunitario, ma svolgono anche un'azione antiossidante. Contengono potassio, quindi aiutano a contrastare l'azione del sodio, favoriscono la diuresi e ci aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa. Sono un frutto antico, come detto, vengono da sempre utilizzati nella medicina cinese, e proprio per le proprietà antinfiammatorie e calmanti. Queste proprietà sembrano essere dovute a diverse sostanze come le saponine e i tannini, e queste proprietà vengono anche sfruttate sotto forma di infusi. Un frutto quindi che andrebbe essenzialmente consumato fresco, che però è difficile trovare in commercio anche per l'elevata deperibilità. In effetti è più semplice trovarle essiccate oppure sotto spirito, però oltre al consumo fresco, che potremmo sfruttare magari come spuntino, possono essere sfruttate anche per fare delle marmellate, dei composte, oppure, come detto, anche delle tisane o degli infusi. Quindi un frutto con diverse proprietà benefiche, ma non senza qualche controindicazione. Infatti, come detto, hanno un elevato contenuto zuccherino, quindi sono, è vero, molto energizzanti, anche ricostituenti, però proprio per questo zucchero contenuto al loro interno sono sconsigliate per i diabetici, ma anche per chi in generale è a dieta. Visto anche l'elevato potere lassativo, sono sconsigliate per chi soffre di patologie gastrointestinali, oppure anche per coloro che le donne che si trovano in gravidanza o in allattamento, prima di consumare le giuggiole direttamente o degli integratori che contengono questi frutti, devono chiedere sempre consiglio al medico. Per altre notizie su questo frutto antico che abbiamo voluto un po' riscoprire in questo appuntamento della nostra rubrica, vi rinvio all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande, per proporre degli argomenti, e noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre su Cilento Channel, per la nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Ciao!